Un compleanno speciale per uno studente della quinta F del liceo scientifico Alessandro Volta, Giacomo Bosco, che, raggiunta la maggiore età con un gesto di grande altruismo, ha voluto donare il sangue. Un gesto apprezzato dall'Avis, frutto della campagna di sensibilizzazione portata avanti in questi mesi nelle scuole superiori della città, che ha così voluto festeggiare questo importante traguardo raggiunto da Giacomo con una festa tra i banchi di scuola, regalandogli una torta e uno zainetto. Era già da diversi anni che riflettevo su questa opportunità che ci viene data, quella di donare il nostro sangue. E avevo deciso che non appena avessi compiuto questi 18 anni avrei donato immediatamente. Questo perché, specialmente qui a Caltanissetta, abbiamo un grande bisogno di sangue per l'alta presenza anche di talassemici, di persone malate di talassemia. Per questo io sentivo proprio il bisogno di compiere questo dovere, perché alla fine è un dovere. Cioè, dovremmo donare tutti, ovviamente quelli che possiamo, perché non tutti, per chi per un motivo o per un altro possiamo. Però quelli che possono dovrebbero donare tutti, proprio perché c'è un grande bisogno. Può salvare la vita anche a tante persone. Un piccolo gesto è il regalo più bello che può fare grande la vita. Questo è il messaggio che il presidente dell'Avis di Caltanissetta, Gaetano Giammusso, accompagnato per l'occasione dai consiglieri Donatella Maire e Giuseppe Pernaci, ha voluto ancora una volta lanciare ai ragazzi del liceo scientifico. Un'associazione che continua a crescere, che ad oggi conta circa 250 donatori, tra cui 20 studenti del liceo Volta. Abbiamo continuato questo, diciamo, curriculum della donazione del sangue, veramente è stato molto molto positivo per quanto riguarda i ragazzi degli istituti. Ieri, dopo il terzo giorno che ha fatto il compleanno, ha fatto la prima donazione. Questo è veramente un gesto molto simbolico per quanto riguarda le donazioni del sangue. Noi ringraziamo tutti e continueremo con questo progetto sicuramente.